Lo odio. Tutto in questo salotto è maledettamente smart. Le casse, le luci, il telecomando, la TV, la piantina. No, la piantina ancora no. E poi c'è lui. Quell'orrendo pezzo di plastica con i tastini gommosi. Ebbene sì, signori, scusate l'intro un po' spaventosa, ma oggi andiamo a parlare di questo piccolo concentrato di tecnologia, un dispositivo super smart che può davvero cambiare la vostra estate. Mi raccomando, per supportare questa tipologia di video e per farmi capire che avete apprezzato anche l'intro che avete appena visto, fatemelo sapere con un bel mi piace qui sotto e lasciatemi anche una bella iscrizione con la campanellina. Che cosa abbiamo per le mani? Iniziamo dal packaging, che vedete fin da subito essere comunque ben curato nei minimi dettagli. Questo uso del cartone riciclato fa subito presagire quelli che sono gli intenti eco-friendly dell'azienda, ma soprattutto vediamo che è molto piccolo, compatto e decisamente disegnato bene. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? È un dispositivo che rende smart l'aria condizionata di casa vostra. Non importa il modello, non importa la marca, non importa quanto vecchio è il vostro condizionatore, basta che abbia un telecomando e lui va completamente a sostituirlo e ad utilizzare l'intelligenza artificiale e soprattutto l'app su smartphone per andarlo a controllare, garantendovi il massimo comfort. È veramente definitivo se avete dei problemi di calore come potrei averli io all'interno di questa stanza. Innanzitutto, la parte interessante è che è molto compatto, si può andare ad infilare praticamente in qualsiasi posto che sia ovviamente a portata del sensore del vostro condizionatore. Molto piacevole anche nella parte estetica, questo vi consente di occultarlo in un ambiente moderno, insomma non è una cosa ipertech, brutta, fastidiosa. Vedete anche questa bella base in legno, aiuta sicuramente a collocarlo nel modo più efficace possibile. Ma come funziona esattamente questo piccolo oggetto? Di fatto lui si connetterà al wifi di casa vostra, a quel punto lui potrà mandare dei segnali infrarossi o automatici settati dall'apposita applicazione con un certo algoritmo di intelligenza artificiale, oppure semplicemente manuali, andando a sostituire la semplice pressione dei medioevalissimi tasti del vostro telecomando. Vedi l'intro che vi ho fatto vedere. Dalle due fotocellule che vedete qui nella parte superiore, lui manda i segnali direttamente al sensore del vostro condizionatore. Ovviamente, se non è già nel database esistente, diciamo che c'è all'interno dell'app, il vostro condizionatore, per quanto vecchio sia, potete programmarlo semplicemente premendogli davanti i tasti del vostro telecomando. Lui imparerà quali sono i comandi che dovrà impartire e poi si occuperà di tutto lui. L'applicazione è molto interessante perché dopo qualche giorno di training riesce veramente a cambiare il modo di utilizzare l'aria condizionata. Infatti immaginatevi che lui all'interno ha una serie di sensori che misurano temperatura e umidità, quindi sono capaci di capire quanto è alto o basso il comfort di una stanza e di conseguenza regolare l'aria condizionata in relazione a questi dati. La parte interessante è che vi chiederà ogni tot un feedback, ossia ogni volta che aprite l'applicazione, per capire se voi vi trovate più a vostro agio con una certa temperatura piuttosto che con un'altra, con un certo tasso di umidità piuttosto che con un altro. A quel punto, una volta istruito l'algoritmo, lui si occuperà di gestire in maniera autonoma la temperatura di casa in modo da garantirvi il massimo comfort per voi. Molto bello perché questo algoritmo di intelligenza artificiale non tiene conto solo dei parametri interni misurati dai suoi sensori, ma anche della temperatura esterna che c'è in una certa città. Infatti dovete attivare la localizzazione e lui si occuperà di regolare tutto di conseguenza a ciò. L'algoritmo funziona molto bene, riesce a capire davvero tutte le situazioni in cui ci si può trovare durante una normale giornata, ma è molto interessante il modo in cui va a regolare tutti i parametri del condizionatore, quindi non soltanto la temperatura ma anche la velocità del flusso e ovviamente la modalità. Sapete che esiste quella di riscaldamento, di raffreddamento, soltanto di deumidificazione, eccetera eccetera. Insomma, per esempio, in una giornata molto calda come questa in cui c'è molto umido, spara l'aria condizionata a 17 gradi, il minimo impostabile nel mio condizionatore, per qualche minuto in modo da dare una botta iniziale, e poi pian piano comincia a salire fino a regolarla alla temperatura di servizio che secondo lui mi garantisce il maggior comfort. Questo è veramente super smart. L'intelligenza artificiale ovviamente la adeguerà man mano che voi gli darete eventuali feedback. Molto bello perché le varie modalità dell'applicazione vi permettono sia di gestire in modo totalmente automatico il vostro condizionatore, sia ovviamente di regolarlo di fino, quindi andando a modificare tutti i parametri come se fosse il vostro telecomando ma direttamente dal vostro smartphone. Devo dire molto interessante la modalità viaggio, ossia quando siete in vacanza o siete fuori di casa potete impostare una temperatura target, può essere 26-27 gradi ad esempio, in modo che se avete degli animali in casa evitate di farli crepare di caldo. Lui attiverà il condizionatore e cercherà di portarlo alla temperatura corretta. Questo è molto comodo perché non dovete essere fisicamente in casa per regolarlo. La parte interessante è che con l'acquisto di questo piccolo prodotto non solo rendete smart un condizionatore evitandovi di acquistarne magari un modello più recente che alcune di queste funzioni magari già le integra, ma devo dire che un algoritmo di intelligenza artificiale così avanzato non esiste, non potete comprarlo in
integrato all'interno di un dispositivo sul mercato. Lui è l'unico che è in grado di utilizzare questa magia e, come potete immaginare, l'intelligenza artificiale prevede un miglioramento man mano che vengono date istruzioni, vengono dati ordini e viene di fatto utilizzato. Quindi nel giro di un anno probabilmente sarà più intelligente di me e qui non ci vuole poi tanto. Quindi se il prodotto vi interessa, ovviamente vi lascio il link qui sotto in descrizione per andare a vedere prezzi e disponibilità. Non vi preoccupate riguardo al vostro modello di condizionatore, come vi ho detto funziona praticamente con tutti, è decisamente facilissimo da configurare e da regolare. Ma se il video vi è piaciuto, vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace qui sotto, farmi sapere che cosa ne pensate con un bel commentino e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video.